Nuova edizione di Con i Piedi per Terra, i temi dell'agricoltura e dell'agroalimentare della nostra regione in evidenza. Anche nel corso di questa edizione, l'apertura è necessariamente dedicata ad un eh, tema di stringente attualità. Parliamo infatti della produzione di latte ovi-caprino. Le proteste in Sardegna poi eh, si sono estese in Sicilia, proteste che hanno raggiunto anche la nostra eh, regione, perché in Calabria questo comparto ha comunque numeri importanti, localizzati per esempio soprattutto nella provincia di Crotone. Ed è proprio a Crotone la sede della protesta calabrese per quanto riguarda la filiera del latte Ovi Caprino. Sentiamo. Sì, noi intanto vogliamo collegarci alle problematiche della Sardegna perché non, non sono solo quelle della Sardegna, ma credo che siano quelle di tutta Italia. Sicuramente i calabresi, i calabresi hanno questa grandissima difficoltà. Noi siamo circa eh, nella, nella nostra provincia un terzo delle, degli ovini della provincia di de, de, de tutta la Calabria. E chiaramente qui si sente di più il problema. Vorremmo che il latte venisse regolarizzato con un prezzo equo. Il prezzo ad oggi è un prezzo che va dai 65 ai 75 centesimi, che pur paragonandolo a quello della Sardegna sembra più alto, ma i costi di gestione di un'azienda sono, sono molto più onerosi rispetto al resto d'Italia, quindi abbiamo bisogno che qualcuno regol regolamenta questa situazione. Noi lo facciamo in primis al Ministero e eh, quindi al Ministro, ma anche alla Regione per eh, creare un tavolo tecnico insieme, ma possibilmente pure alla Confederazione, fare in modo di poter eh, condurre una trattativa e portare il prezzo del latte a, ad un prezzo più alto. Insomma, ecco. I numeri del comparto ovicaprino sono numeri importanti. Naturalmente, non sono paragonabili ad altri comparti che compongono il sistema agricolo ed agroalimentare italiano, e però, comunque, si tratta di una fetta di produzione. Eh, significativa e che, peraltro, proprio perché è destinata ad alcuni prodotti di eccellenza, qualifica l'intera agricoltura, l'intero agroalimentare made in Italy. Dunque, il prossimo servizio è dedicato appunto a questi numeri, ma anche e soprattutto ad un'altra prospettiva. Le soluzioni sono state approntate, sono soluzioni che eh, mostreranno i loro effetti nell'immediato nell ed in un eh, periodo, diciamo, più o meno. Vicino, naturalmente, quello che conta però è la strategia di medio e lungo termine. Sentiamo eh, qual è questa strategia, ad avviso, delle organizzazioni agricole che sono eh, rappresentate dalla sigla unitaria di Agriinsieme. I numeri del comparto ovicaprino nazionale indicano come la protesta dei pastori non possa essere qualificata come marginale. Il comparto conta in Italia oltre 7 milioni di capi. Nella sola Sardegna, dove si concentrano le maggiori attività, si contano quasi 12.000 aziende con un patrimonio che ammonta a oltre 3 milioni di capi per una produzione media annua che nell'annata 2017-2018 è stata di 330 milioni di litri di latte ovino, la gran parte dei quali utilizzata per la produzione di pecorino romano dop. Rispetto al tema del prezzo riconosciuto per il latte ovicaprino, le soluzioni approntate a livello nazionale riguardano l'immediato, ma fa notare Confagricoltura, occorre intervenire per il lungo periodo con strumenti che consentano di avere dati certi inerenti alla produzione con un sistema di tracciabilità completa delle materie prime e di avere in dettaglio le consegne, le produzioni e le importazioni di tutto il latte e di tutti i prodotti lattiero caseari. Misure, insomma, che contribuirebbero a ristabilire un rapporto equilibrato tra gli operatori della filiera, condizione imprescindibile per migliorare le relazioni contrattuali. Ed ora passiamo ad occuparci di un altro eh, comparto, di un'altra filiera, questa volta con numeri molto più importanti, molto più forti di quella. Che riguarda appunto la produzione di latte ovi caprino. Parliamo infatti di agrumi, si tratta di un prodotto di eccellenza del Made in Italy, di un prodotto di eccellenza soprattutto nel meridione d'Italia, la Calabria, la eh, Sicilia e si tratta di un prodotto che ciclicamente però va incontro a eh, tanti problemi. Basti pensare per esempio nel corso della passata stagione eh, quanto è accaduto con riferimento alle clementine, alla tenuta del prodotto, al prezzo riconosciuto ai eh, produttori. Insomma, tutte circostanze che portano a considerare questa eh, filiera eh, nella maniera adeguata ed anche a prevedere delle risorse che evidentemente forniscano un sostegno. Vediamo di che risorse si tratta e di quale fondo è stato appunto recentemente attivato. È una filiera forte, con numeri importanti e prospettive incoraggianti, ma è segnata allo stesso tempo da elementi di criticità e debolezza. Ecco perché nel caso degli agrumi le strategie di intervento e sostegno pubblico sono quanto mai decisive. Da questo punto di vista, soddisfazione è stata espressa da Agri Insieme per l'avvio del Fondo Nazionale Agrumicolo, che era stato previsto nella legge di bilancio del 2017. Il provvedimento stabiliva un apposito stanziamento, Fondo Agrumi, pari a 10 milioni di euro, euro divisi in tre annualità, 2 milioni di euro per il 2018 e 4 milioni di euro per il 2019-2020. Le risorse sono destinate ad azioni per incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità. Dagri da insieme sottolineano come il fondo sia esiguo ma è comunque incoraggiante che siano state accolte le indicazioni relative alla priorità di intervento. Al momento dunque le risorse disponibili sono state suddivise in 6 milioni di euro per il 2019 e 4 milioni per il 2020 e la norma prevede tre aree di azione. 8 milioni per la concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole danneggiate dal virus tristezza e dal malsecco. Un milione e mezzo di euro per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori per sostenere la competitività e la qualità del settore agrumicolo. Mezzo milione di euro invece per la concessione di contributi per la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo dei prodotti agrumicoli, DOP e IGP. Un altro prodotto è oggetto del prossimo servizio. Parliamo eh, questa volta di vino, ma lo facciamo anche in questo caso in chiave prospettica. Nel senso che. Eh, sono aperti i termini per eh, poter installare o meglio fare domanda per l'impianto di nuovi eh, vigneti. Il meccanismo è noto: chi vuole impiantare nuovi vigneti deve essere debitamente autorizzato. Come farlo? Scopriamolo insieme nel prossimo servizio. I produttori vitivinicoli interessati per il 2019 ad ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni ai nuovi impianti vitati hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare la domanda in modalità telematica. La domanda va presentata sul sistema informatico nazionale SIAN. Per essere ammessi è necessario avere un fascicolo aziendale aggiornato da cui risulti in conduzione una superficie agricola al netto dei vigneti già esistenti o di aree soggette a particolari Rivincoli pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione per il nuovo impianto. Per il 2019 gli ettari disponibili sono 6.602. Le previsioni indicano che anche per quest'anno la domanda di nuovi impianti sarà superiore alla superficie disponibile. Nel 2018 c'era stato un forte decremento delle richieste. Il totale della superficie richiesta è stato superiore ai 63.000 ettari, un valore più basso rispetto alle due annualità precedenti. 77.000 ettari nel 2016 e 163.000 in Mila nel 2017. Siamo alla pagina finale di questa edizione di Con i Piedi per Terra. Abbiamo ancora però tempo per eh, raccontare quello che è il vero eh, e proprio tagliando del piano di sviluppo rurale della Regione Calabria. Eh, sono stati conseguiti alcuni importanti risultati, naturalmente però la sfida è ancora tutta davanti. Sentiamo. Valutare l'attuazione di un piano di sviluppo rurale non è certo semplice, soprattutto quando il percorso è in atto. Il dato di partenza per quanto riguarda il PSR della Calabria è costituito comunque dal fatto che la nostra regione, relativamente alla capacità di spesa del programma 2014-2020, è la prima del sud e tra le prime regioni in Italia. A fine 2018 la Calabria ha raggiunto la premialità e oltre l'85% delle risorse sono state impegnate. Per l'autorità di gestione i prossimi obiettivi saranno l'ulteriore efficientamento della spesa e dei controlli e il riesame del pacchetto giovani. Il PSR 2014-2020 si inquadra attualmente nella discussione avviata sulla nuova politica agricola comune e sulla programmazione 2021-2027. Da questo punto di vista, su iniziativa dell'autorità di gestione, è imminente una doppia consultazione, una più tecnica rivolta agli stakeholder del mondo agricolo ed una più pubblica online, aperta a tutti i cittadini che vogliono dare il proprio contributo ed esprimere la loro opinione. Ed era questo l'ultimo servizio. Io mi fermo qui, vi ringrazio come al solito del cortese e costante ascolto. L'appuntamento è alla prossima edizione di Con i Piedi per Terra. Per intanto, naturalmente, vi auguro buon proseguimento con i programmi dell'Altro Corriere TV.